Il progetto Informati 2.0 è promosso dalla Biblioteca Civica IOPPI con la collaborazione dell'Associazione La Prora e il patrocinio di AICA Triveneto. Il contesto del progetto è che la digitalizzazione delle biblioteche consente di conseguire due vantaggi principali: proteggere le opere originali dai danni della consultazione diretta, si pensi ad esempio ai manoscritti, e ampliare il pubblico dei lettori che potranno accedere alle opere anche da casa, da postazioni remote. Però causa anche l'emarginazione di tutti gli utenti, anche di cultura elevata, che però non abbiano dimestichezza con gli strumenti informatici. Dunque, il progetto si propone di promuovere la formazione, l'alfabetizzazione informatica degli utenti della biblioteca che non abbiano competenze sufficienti per usufruire di questi servizi. Gli obiettivi generali sono quelli di trasferire e di sviluppare le competenze informatiche di base, almeno quelle di base, e nello stesso tempo di acquisire competenze di cittadinanza attiva, partendo dal presupposto che la pubblica amministrazione sta sviluppando sempre di più i servizi online che permettono di ampliare enormemente i servizi a disposizione dei cittadini a costi molto contenuti. Il percorso formativo considera anche di accedere eventualmente alla certificazione eCitizen di AICA, che significa avere la certezza di aver acquisito un complesso di competenze che rispettano uno standard europeo. I corsi che vengono proposti sono questi. Prima di tutto, l'uso del computer, quindi riconoscere i componenti del computer e sapere come i dati siano organizzati al suo interno. Acquisire dimestichezza con i programmi di scrittura e di calcolo, con particolare riferimento alle versioni open, quindi versioni liberamente disponibili, senza costi di licenza d'uso, quindi a titolo gratuito, e che vengono sviluppati da comunità di programmatori. Si acquisirà la conoscenza di base di cosa sia la rete internet e come si utilizzi la posta elettronica. Quindi ci sarà un modulo in cui si affronterà il tema della navigazione sicura in internet, acquisendo la consapevolezza e la capacità di selezionare fonti di informazione attendibili ed evitare le cosiddette bufale. Quindi si passerà a moduli in cui queste competenze verranno applicate, in particolare con riferimento ai servizi online della pubblica amministrazione, partendo dall'acquisizione delle credenziali abilitate ai servizi tramite la tessera sanitaria e il sistema pubblico di identità digitale, esemplificando da una parte l'utilizzo delle postazioni PASI che sono disponibili nelle biblioteche della regione, ma poi visitando i servizi della regione Friuli Venezia Giulia, dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. Alla fine del percorso, il personale della biblioteca introdurrà all'utilizzo dei servizi online della biblioteca, quindi illustrando la composizione e la costituzione del polo delle biblioteche del Friuli Venezia Giulia, l'uso del portale SBHU e in particolare l'utilizzo del catalogo online detto OPAC. I corsi di formazione verranno tenuti nell'aula informatica del comune in via Santo Stefano 5. Non c'è bisogno di nessun prerequisito perché i corsi si rivolgono a principianti. I docenti saranno l'ingegner Luciano Bagnoli, che svolgerà i corsi base sui computer, Raffaele Perrotta, che svolgerà il corso sui servizi online della pubblica amministrazione, e personale interno della biblioteca, come già detto, per introdurre ai servizi online. Prima dell'inizio del corso,
per ogni modulo, verrà sottoposto e somministrato ai partecipanti un questionario iniziale per rilevare le competenze iniziali e quindi adeguare il programma di formazione alle conoscenze e alle capacità iniziali già acquisite. D'altra parte, dal punto di vista amministrativo, la frequentazione dei corsi, che si raccomanda che sia assidua e completa, verrà rilevata mediante appositi registri. Per quanto riguarda l'iscrizione, è disponibile presso la biblioteca, accedendo agli sportelli della sezione moderna in Riva Bartolini 5, i moduli per l'iscrizione, che peraltro verranno acquisite entro il 10 febbraio e che consentiranno di rilevare le informazioni di contatto di chi vuole iscriversi, quindi cognome e nome, l'eventuale indirizzo di email già in possesso del partecipante e il numero di telefono e la possibilità di iscriversi a qualcuno o a tutti i moduli del percorso. Prendere visione dell'informativa privacy e firmare il modulo. Grazie per l'attenzione.